Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questi spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 5, 27 ottobre 1903, 29 ottobre e 30 ottobre 1903, capitoli dal 26 al 28. Trovandomi nel solito mio stato, per poco ho visto il mio adorabile Gesù, dicendomi: figlia mia, l'accettare le mortificazioni e sofferenze come penitenza e come castigo è lodevole, è buono, però non ha nessun nesso col modo di operare divino. Perché io feci molto, soffrii molto, ma il modo che tenni in tutto ciò fu il solo amore del Padre e degli uomini.
che si scorge subito se la creatura tiene il modo di operare e di soffrire alla divina, se il solo amore a ciò fare e soffrire la spinge. Se tiene altri modi, ancorché fossero buoni, è sempre modo di creature. E quindi si troverà il merito che può acquistare una creatura, non il merito che può acquistare il creatore, non essendovi unione di modi. Mentre se tiene il mio modo, il fuoco dell'amore distruggerà ogni disparità e disuguaglianze, formerà una cosa sola tra l'opera mia e quella della creatura. Questa mattina il mio adorabile Gesù si faceva vedere nel mio interno come se si fosse incarnato nella mia stessa persona e guardandomi ha detto: figlia mia, quando vedo nell'anima impresso il carattere del fine della mia creazione, sentendomi soddisfatto di essa, perché vedo compiuta così bene l'opera da me creata, mi sento in dovere, cioè non dovere, ma ha soggiunto subito, perché in me non ci sono doveri, ma il mio dovere è un amore più intenso di contraccambiarla, anticipando per lei parte della felicità celeste, cioè manifestando il suo intelletto la conoscenza della mia divinità ed allettandola col cibo delle verità eterne, alla sua vista ricreandola con la mia bellezza, al suo udito facendo risuonare la suavità della mia voce, alla bocca con i miei baci, al cuore gli abbracci e tutte le mie tenerezze. E questo corrisponde al fine di averla creata, quale esso è: conoscermi, amarmi, servirmi. Ed è scomparso. Onde io, trovandomi fuori di me stessa, vedevo il confessore e gli dicevo quello che il benedetto Gesù mi ha detto. Gli domandavo se andavo secondo la verità e il confessore mi diceva sì. Non solo, ma soggiungeva che si conosceva bene il parlare divino, perché quando parla a Dio e l'anima lo riferisce, colui che ascolta non solo vede la verità della parola, ma si sente nel suo interno una commozione che solo lo spirito divino possiede. Questa mattina, non venendo il mio adorabile Gesù, stavo pensando nel mio interno: chissà se fosse vero che era Nostra Signora che veniva, o piuttosto il nemico per illudermi. Come? Gesù Cristo doveva lasciarmi così bruttamente senza nessuna pietà? Ora, mentre ciò pensavo, Gesù per pochi istanti si è fatto vedere, alzando la sua destra e premendomi la bocca col pollice, mi ha detto: taci, taci. E poi sarebbe bello che uno che ha visto il sole solo perché non lo vede, dice che non era sole quello che aveva veduto? Non sarebbe più vero e ragionevole se dicesse che il sole si è nascosto ed è scomparso? Ma però non lo vedevo, ma sentivo che con le sue mani mi andava tutta ritoccando e strofinando la bocca, la mente e altro, e mi faceva tutta lucente. E siccome non lo vedevo, la mente seguitava a fare dei dubbi, e lui, facendosi vedere di nuovo, ha soggiunto: ancora non vuoi finirla? Tu vuoi farmi scomparire l'opera mia in te, perché dubitando non sei in pace, ed essendo io fonte di pace, non vedendoti in pace, farai dubitare a chi ti guida, che non è il re della pace che abita in te. Ah, non vuoi stare attenta, è vero che faccio tutto io nell'anima, in modo che senza di me non farebbe nulla, ma è pur vero che lascio sempre un filo di volontà all'anima che può anch'essa dire: tutto faccio di mia volontà. Onde, stando inquieta, spezzi quel filo di unione con me e mi leghi le braccia senza che io possa operare in te, aspettando finché ti rimetti in pace per riprendere il filo della tua volontà e continuare l'opera mia. Bene, con questi tre piccoli capitoli termina il quinto volume delle Meditazioni sulla Divina Volontà. Come ci si prepara a vivere nel regno del divin volere. Come sempre ci approcciamo alla meditazione, ecco, avendo anche oggi almeno 3 o 4 spunti di riflessione. Il primo: il nostro rapporto con le mortificazioni che ci arrivano di vario genere e con le sofferenze. Ora, qui Gesù parla di un modo umano e di un modo divino di soffrire. Il problema è che oggi, penso, molti fedeli, cattolici, cristiani,
Non gli passa neanche per l'anticamera del cervello, insomma, pensare che una mortificazione, una sofferenza possa essere un castigo inteso nel senso di una correzione, cioè il Signore ti dà una sofferenza per farti capire che stai sbagliando in qualcosa e perché tu ti ravveda, o quantomeno come penitenza, come dicevano le nostre nonne, no? Prendi la sconto dei tuoi peccati, dicevano così le nostre nonne. Oggi questa espressione si sente sempre meno, no? E non si sente sempre meno perché siamo diventati più bravi nella seconda, ma perché è scomparsa anche la prima, purtroppo. Quindi il cominciare a pensare che la sofferenza e la mortificazione ha un senso, come del resto appare evidentissimo da quello che Gesù ha fatto e operato, e da tutta la rivelazione, da tutta la Sacra Scrittura, è qualcosa. Soffrire però alla divina, come dice Gesù, è una cosa assai più grande ed è un'altra cosa. Quindi Gesù sta dicendo: guarda, qualunque cosa ti accada, qualunque mortificazione tu riceva, qualunque sofferenza, ma proprio qualunque, cioè, quindi non fa niente da dove viene, perché viene meritata, non meritata, giusta, ingiusta, non fa niente. Offrila con amore e per amore. Te la offro per amore tuo, Signore Gesù. Non mi chiedo manco perché arriva. Tu lo sai, ecco, possa produrre in me gli effetti per cui tu l'hai mandata. Questa sofferenza te la offro perché ti amo. Punto. Fanne quello che vuoi. Usala per la tua gloria, usala per il bene della Chiesa, usala per convertire i peccatori, usala per le anime del purgatorio, usala a sconto dei miei peccati. Pensaci tu. Ecco, sapendo. Questo è l'orizzonte di fede divino che c'è dietro questo modo di procedere e di pensare, che la sofferenza è benedetta dal Signore. Ovviamente, lo sappiamo, non in se stessa, ma perché nell'attuale situazione dell'uomo ed economia, la sofferenza è strumento di salvezza, ovviamente quando è santificata, non quando non lo è. Quindi dobbiamo imparare a soffrire alla divina, perché anche quando fossimo capaci di stare rassegnati, di stare comunque, di non arrabbiarci e di, come dire, in qualche modo farcene una ragione, questi sono modi umani, di creature, anche se buoni. E quindi la meritorietà di quella sofferenza, spiega Gesù, è limitata. Troverà il merito che può acquistare una creatura. Invece, se impara a soffrire alla divina, quindi tutto soffro e tutto offro per amore di Gesù e di Maria, beh, il fuoco dell'amore distruggerà ogni disparità e disuguaglianza e formerà una cosa sola tra l'opera mia e quella della creatura. Secondo capitoletto. Allora, qui è una delle cose più belle, che sono le promesse di felicità anticipata sulla terra, che sono proprie di chi si inoltra nel cammino della divina volontà. Perché Gesù fa una premessa: quando vedo nell'anima impresso il carattere del fine della mia creazione, a un certo punto prendo un mezzo lapsus volontario, uno dice mi sento in dovere, dice no, momento, in me non ci sono doveri, in Dio non ci sono doveri, ma come dire, Gesù è mosso da un amore fortissimo a contraccambiarla, perché se vede che l'anima veramente si risolve a fare il possibile, quello che può, per fare quello che Dio vuole, per entrare nel regno che Dio vuole, eccetera, e desidera in qualche modo premiarla prima del tempo, anticipando per lei parte della felicità celeste. E come? Qui ci sono dei modi che possono essere disgiunti o congiunti. Manifestando al suo intelletto la conoscenza della mia divinità e allettandolo col cibo delle verità eterne. Questo, ecco, anche se magari uno pensandoci dice, ma no, preferirei il secondo, no? Ricrearmi la vista con la sua bellezza. Però il primo, a detta dei grandi santi e maestri di spirito, è la forma più alta di godimento che in questo mondo possa essere concesso da Dio alla creatura.
quindi manifestare all'intelletto la conoscenza della sua divinità e allettarla col cibo della verità eterna. Questa è la prima cosa. La seconda, ricreare alla vista con la sua bellezza. Gesù si può manifestare, sono tantissimi santi e le sante che l'hanno visto, insomma, sul pianeta Terra, e l'hanno visto lui davvero, insomma, no? Non un'illusione, come sicuramente non di rado accade, specialmente in certe personalità fragili, o un inganno del nemico, come anche questo purtroppo è ampiamente attestato nel corso della storia della Chiesa. Al suo udito, facendo risuonare la suavità della mia voce. Questo può essere attraverso la forma, ecco, proprio di un suono percepibile proprio al senso dell'udito, quindi all'orecchio esterno, oppure quella che tecnicamente si chiama una locuzione interiore, quindi un'esperienza vissuta però in maniera evidentissima, chiara e incontrovertibile all'interno. E poi ci stanno queste sorprese, insomma, no? Non molto frequenti, ma non esclusive di Luisa, insomma, no? Attestate in qualche caso di anime fortemente innamorate di Gesù, alla bocca con i miei baci, al cuore con gli abbracci e tutte le mie tenerezze. Quindi, come dicevano i maestri di spirito, noi non dobbiamo desiderare di entrare nel regno della divina volontà al solo fine, cioè avendo questo obiettivo, se lo faccio poi mi succederà qualcuna di queste belle cose. Queste sono del tutto, come si dice, accidentali, e non dobbiamo avere l'occhio su queste cose, anche se è normale, insomma, che, ed è anche cosa buona se si abbia nei loro confronti, come dire, un certo, più che desiderio, sogno, no? Dice, magari se potessi vivere una cosa così bella. Certamente molto, molto meglio essere polarizzati su queste forme, diciamo così, si passi l'espressione, di piaceri divini che non di piaceri umani, no? Come dire, dice, magari andassi al Gran Canyon degli Stati Uniti, insomma, no? Meglio dire, magari ricevessi una carezza da Gesù, quindi un desiderio sicuramente molto, molto più gratificante, molto più santificante, meglio. Però non dobbiamo guardare a questo, perché questi sono effetti, perché queste cose non le avrai mai, quindi sicuramente non accadranno. Non è detto che necessariamente accadano, anche se Gesù, perché Gesù non ha doveri, come spiega, ma, come dire, ha forti desideri, ecco, quando vede che ci sono le condizioni. Ma la condizione per cui anche una sola di queste cose possa accadere nella nostra anima, qual è? Quando vedo nell'anima impresso il carattere del fine della mia creazione. Qual è il carattere del fine della creazione di Gesù? Come sappiamo benissimo dagli scritti, la vita nella divina volontà. Per questo siamo stati creati. Se c'è la vita nella divina volontà, possono esserci anche queste anticipazioni di paradiso da vivere su questa terra. Frutto di questo traboccante amore di Gesù, che è talmente felice, ecco, di vedere finalmente in qualche creatura quantomeno avviarsi, ecco, il fine della sua creazione, che restituendogli parte della felicità che aveva Adamo, gli concede di vivere queste cose davvero straordinarie e stupende. Nella fine di questo capitoletto c'è un altro aspetto molto importante, che è anche un ottimo criterio di discernimento per comprendere sia le cose che accadono dentro di noi, nella loro origine divina o no, e sia, questo vale soprattutto per le persone in cura d'anima che hanno il compito di discernere, quello che accade ad altri. Che cosa ci ha detto Luisa, no? Si trova fuori di se stessa e vede il confessore e gli racconta quello che Gesù gli ha detto e gli domanda: ma secondo te è la verità, oppure mi sono fatta un goccetto, o sono stata ingannata dal nemico? E lui gli dice di sì, e glielo spiega perché. Dice: quando parla a Dio e l'anima lo riferisce, colui che ascolta non solo vede la verità delle parole. E qui chiaramente ci vuole, ecco perché Santa Teresa diceva che i confessori e soprattutto i direttori spirituali devono essere, oltre che santi, anche dotti e istruiti, no? Quindi devono essere in grado di fare un discernimento oggettivo circa quello che sentono, circa la sua conformità
alla dottrina della Chiesa, alla liberazione, eccetera, no? Però si sente nel suo interno una commozione che solo lo Spirito Divino possiede. Ecco, posso raccontare, insomma, che a me è successo tante volte, soprattutto nella lettura di alcuni scritti, di avvertire questa chiarissimamente questa, cioè tu dici, ma non è, cioè ti senti talmente interiormente commosso, a volte quasi fino alle lacrime, da alcune cose che si leggono, e dici no, questo non può venire né dagli uomini né dal diavolo, no? E questo è un ottimo criterio di discernimento, no? Anche quando, non lo so, quando leggiamo qualcosa di presunto soprannaturale, come dire, se ti scalda il cuore, usiamo questa espressione, è un buon segno. Se ti lascia indifferente, non è un buon segno. Se ti turba, è un pessimo segno. Anche se sembra tutto quanto, come dire, ammantato di cose belle o di altre cose del genere, no? E quindi dico, insomma, ovviamente non ho l'autorità per confermare queste cose che stanno scritte qui, dico che a me è successo di provare questa cosa, ripeto, con la lettura di alcune cose belle ed anche altri tipi di reazione interiore, con la lettura di cose apparentemente belle ma che poi non si rivelavano come tali, no? Soprattutto il turbamento è spia, come dire, che deve spingerci ad allontanarci da alcune fonti che potrebbero essere inquinate. Solo lo Spirito Divino possiede questa capacità di commuoverci interiormente, e questo è criterio, ovviamente, non soltanto elencato qui dal confessore di Luisa, ma è criterio accettato e conclamato dai maestri di spirito. Ultimissime considerazioni, e qui c'è questa piccola, vedete, diatriba, no? Ecco, Gesù, che è bellissimo questo gesto, no? Gli preme il pollice sulla bocca, quindi la zittisce, dicendo, quando lei ancora stava dicendo chissà se fosse vero che era nostro Signore che veniva, o piuttosto il nemico per illudermi, no? Che abbiamo già parlato altre volte, qui c'è questo stato che da un lato, ripeto, è segno buono in un'anima favorita dal cielo, perché un pessimo segno, pessimissimo, è quando l'anima presunta favorita dal cielo non ha nessun dubbio che tutto quello che viene sicuramente viene dal cielo, tutto quello di per sé stesso, questo non è un segno buono, perché bisognerebbe avere un pochino di sana umiltà, ecco, purché ci si tenga entro certi limiti, perché qui Gesù la rimprovera, e soprattutto dopo che sono stati fatti, questo, il 29 ottobre il confessore gli dice che viene tutto dal cielo, e il 30 ottobre ricomincia con questa cantilena, e Gesù per questo la rimprovera, no? Ecco, dicendogli, guarda, se tu hai visto il sole e poi non lo vedi più, non devi pensare che il sole non c'era, pensa più ragionevolmente, o che non era il sole quello che hai visto, che si è nascosto, che è tramontato, che sta dietro una nuvola, d'accordo? Ecco, poi però il Signore dà un insegnamento molto importante anche per tutti noi, quando le spiega che per completare le sue opere in lei, qui sono tante queste immagini, no, di queste operazioni divine che lui fa nelle nostre anime e che vengono antropomorficamente, diciamo, descritte con queste operazioni, con le sue mani, mi va ritoccando, strofinando la bocca, la mente, eccetera, eccetera, no? Sono operazioni che Gesù fa nell'anima di Luisa, però da qualche piccolo ammonimento. Se tu ti metti a dubitare e perdi la pace, ci sono due problemi. Primo, indurrai a dubitare chi ti guida, perché è chiaro che un confessore, un direttore spirituale, vede se la persona è inquieta,
Dopo una cosa, cioè, non è di per sé stesso un buon segno, anche se deve discernere se l'inquietudine dipenda da fattori soggettivi interni della singola persona, quindi molto complicato questa operazione. Però certamente non aiuta chi deve fare il discernimento, ma non solo, ostacola anche le operazioni di Gesù nell'anima. D'accordo? Spiega lui, stando inquieta, spezzi quel filo d'unione con me, mi leghi le braccia senza che io possa operare in te, aspettando finché ti rimetti in pace per riprendere il filo della tua volontà e continuare l'opera mia. Ecco perché è un principio generalissimo e da applicare proprio sempre, senza timore di errare, è di mantenere sempre la pace e la serenità interiore, allontanando ogni possibile minima fonte di turbamento o di perdita di tale pace interiore. E qui Gesù conclude anche dicendo una cosa molto importante e da ricordare. Cioè, è vero che faccio tutto io nell'anima, verissimo, in modo che senza di me non farebbe nulla. Qui Gesù si autocita da solo nel Vangelo di San Giovanni, no? Senza di me non potete fare nulla. Però, aggiunge, è pur vero che lascio sempre un filo di volontà all'anima, che ai suoi occhi è un filo, attenzione, ma ai nostri occhi non è un filo. E spiega che può anch'essa dire tutto faccio di mia propria volontà. Cioè, Gesù fa tutto lui in noi, ma se noi gli facciamo fare tutto in noi, e questo fargli fare tutto in noi, dipende dagli atti della nostra volontà. Nel caso particolare, se tu assecondi un pensiero irragionevole, di dubbio volontario su un dono divino, questo è un atto di volontà. Apri le porte al tuo turbamento interiore e attraverso questo turbamento interiore blocchi l'azione che Gesù fa su di te. Di chi è la colpa? È la tua. È di quell'atto della tua volontà balordo, perché quando ti viene un pensiero di quel genere rispondi come Gesù ha detto: non è che non ho visto il sole o che non era il sole quello che ho veduto, è semplicemente scomparso e presto tornerà. Fine del discorso. Non è vero che sono ingannato dal nemico, perché ieri il confessore mi ha detto che così non è. Fine del problema. Gesù continua tranquillamente ad operare nell'anima. Ecco, allora quando c'è Gesù, è vero che senza di noi non possiamo, senza di lui non possiamo fare nulla, ma Gesù senza di noi non fa proprio nulla. E se vediamo che la nostra anima è statica, non cresce, non progredisce, non va avanti, come Santa Madre Chiesa ci insegna nella sua sapienza a dire nel Confiteor, guardate che la colpa è sempre soltanto nostra. Ricordiamo uno degli insegnamenti fondamentali degli scritti nella Divina Volontà, che se Gesù, tra virgolette, potesse, non nel senso che non sia onnipotente, ma nel senso che la creatura gli consentisse di farlo, noi saremmo tutti quanti dei nuovi Adami, tutti quanti. Cioè, quelle cose che ha detto prima, tutte quante quelle delizie che lui vorrebbe preconcedere alle creature, lui si muore dal desiderio di dare, non le può dare se non trova le dovute disposizioni. Non le può dare non perché non sia onnipotente, ripeto, ma perché l'anima non è disposta a riceverle. Quindi è vero che senza di lui non possiamo fare nulla, ma è anche vero che senza di noi lui potrebbe fare, ma non vuole fare nulla per il rispetto della nostra libertà. E quindi, se ci vediamo statici, regredienti, freddi, assenti, eccetera, eccetera, noi dobbiamo solo che fare una cosa, come dice la Chiesa: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, e ideo precor beata Maria semper virginem et omnes santos orare pro mea Dominum Deum nostrum. Ecco, quindi prego la Sagrada Vergine di pregare per me, nostro Signore, perché c'è qualcosa che non funziona, perché lo possa vedere e lo possa rettificare. Quindi capiamo perché è sempre con noi, cioè, no, Dio è sempre innocente, sempre innocente, siamo solo noi i colpevoli. Non c'è niente di più sciocco che l'anima possa fare, anche se lo fa che prendersela di qualunque cosa con il nostro Signore. D'accordo? Il nostro Signore è sempre innocente. Siamo sempre noi, nel poco o nel grande,
che frapponiamo ostacoli, a volte muri, barriere impenetrabili, alla sua opera in noi. E se questo facciamo, lui prende atto, certamente continua a bussare alla porta del nostro cuore, ma se non trova le porte aperte, quello siamo e quello rimaniamo. Anzi, come insegnano i maestri di spirito, purtroppo a causa della condizione di natura decaduta, alla presenza delle passioni e tante altre cose, dicono i maestri di spirito, sta attento perché se non vai avanti, vai indietro. Cioè, non è che rimani uguale a prima. Noi abbiamo questa piccola condanna nella nostra vita terrena. Questo è un dato di fatto. Uno può incavolarsi quanto gli pare, può alzare tutti quanti gli occhi al cielo che vuole, può lamentare, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Ci può stare stretta questa situazione, io tante volte, insomma, pensando a queste cose, dico, ah, però, insomma, questo è un bel problema. È un bel problema. Ma se non vai avanti, vai indietro. È come se tu, perché la nostra anima è tirata verso il basso a causa del disordine post peccato originale, è come se tu stessi in un mare, nel mare c'è la corrente, d'accordo? Per cui se lasci la barca ferma, non è che la barca rimane ferma, la barca si muove in direzione della corrente. E te sbatte sulla riva e ti arena sulla riva, se va verso la riva. Dici, ma come, io non ho fatto niente? Non ho fatto niente, devi remare perché non vada secondo la corrente. Perché se non vai avanti, vai indietro. Questo è un principio generale della vita spirituale. Santa Vergine Maria, aiutaci anzitutto come te, l'immagine tua, a custodire sempre la pace interiore del cuore, ad avere sempre un grande discernimento, ecco, di riconoscere la soavità, la bellezza, la bontà di tutte le emozioni che vengono dal cielo, proprio dalla dolcezza e commozione che dentro, santa commozione che dentro di noi e producono. Aiutaci a risolverci sempre di più, a entrare nel santo regno del divin volere, ecco, non per le promesse davvero straordinarie che Gesù fa per chi in esso vive, ma semplicemente perché questo di per sé stesso è già da ora la nostra perfetta felicità. E concedici anche la grazia di poter sempre cooperare con ciò che Gesù vuole fare con noi, di non porre nessun tipo di ostacolo e di consentirgli di fare con il filo della nostra volontà tutte le opere che vuole compiere in noi. Concedici anche, ecco, quella grande sapienza soprannaturale di imparare a soffrire solo per amore e con amore, con la coscienza, insomma, del valore salvifico della sofferenza e della croce e della grandissima forza di santificazione e salvezza nostra e delle altre anime che ogni sofferenza offerta per amore di Gesù produce dentro di noi. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.